Allora, oggi è di nuovo lunedì, chi lo avrebbe mai detto, chi lo avrebbe mai immaginato? Io purtroppo ho dormito molto poco. Spezzerei un biscottino per la quarantena e a tutti voi che state lottando insieme al popolo per sconfiggere lo sdrogo. Il lunedì è tornato per la seconda volta in poco tempo, nell'arco di 10 minuti è tornato il Questa D&D. settimana di quarantena non so più Non ti sei quale. neanche reso conto che non è una settimana di quarantena, ma è un mese ormai quasi, eh. Stai proprio perdendo il senso di tutto. Raccontateci come stanno andando i vostri arresti domiciliari e la vostra convivenza forzata con la vostra fidanzata, la vostra moglie, la vostra mamma, la vostra famiglia in generale, col vostro coinquilino o coinquilina. Fateci sapere quali sono le vostre difficoltà quotidiane con gli arresti. Oggi è tornata l'informazione, è tornata la comicità, è tornato il relax. È una di quelle serie che tu guardi, cioè potresti addormentarti guardandola. Questo biscotto è per voi, preparatevi al grande viaggio attraverso l'informazione quotidiana. Bella ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Siamo finalmente tornati con l'informazione. Chi l'avrebbe mai detto? È tornato anche questa settimana. Incredibilmente non è saltato per lo sdrogo. Rimane sempre presente nelle vostre vite, nei vostri schermi, ma soprattutto nel vostro cuoricino pieno di affetto. Allora, io devo fare un'eccezione. So che molta gente vorrebbe realizzare il sogno di farsi salutare all'interno di questo talk show amato dagli italiani. È un sogno che comprendo. Non lo faccio mai perché se lo faccio con uno devo farlo con tutti, però oggi mi sento in dovere perché è speciale. Io vorrei salutare un mio fan che si chiama Edoardo. È molto fan, ma non ha mai avuto la possibilità di essere salutato. So che ci tiene, so che si vede tutti i miei video, quindi io faccio un saluto al mio fan numero uno, il Masseo, che mi segue sicuramente in live. Ciao Masseo, ciao chat del Masseo. Ciao Masseo, riderà perché lo guarderà in live e dirà e mi manderà un messaggio insultandomi. Se ti dicessi cantautore, paroliere e produttore discografico italiano. Bello figo, Quasi. gu. Quasi ai livelli di Bello Figo. A livello di potenza ci siamo. E allora ti dico il solo ed inimitabile, l'unico. Franco Califano. Oggi, come si chiama l'anniversario di una morte? Il mortiversario. Nel 2013 ci ha lasciato l'artista, il poeta, il paroliere, appunto, narratore di fiabe, Franco Califano. Dobbiamo inserire una rubrica. Sponsor della settimana! Wow. Pieno di placement questo video. Wow. Sono ricco. Wow. Posso interrompere il video qui? Un placement importante, sai? Sì? Perché ti insegna le lingue. Ah. Metti che arriva un medico cinese perché stai male, cioè tu collassi a una certa. Boh, svenuto per strada, capoccia per terra, arriva un medico cinese che ti dice: ah, wow, se no, se no, gli do. Tu che gli dici? Grazie. No, tu gli devi dire: ni mensu io rendo io mugo. Hai imparato questo grazie all'app? Ni mensu io rendo io mugo. Vuoi che te lo faccio dire da Google Ni mensu io rendo io mugo. Allora, non è un lamento che si fa durante la morte, ma ve lo faccio spiegare meglio da questo mio collega. L'app di cui vi sto parlando è HelloTalk, che ci dà la possibilità di imparare la nostra lingua preferita. La prima funzione di cui vi voglio parlare è la funzione traduci. Avete incontrato la vostra dolce metà, ma purtroppo non parlate la lingua di Tonga? Con la funzione traduci potete parlare con tutti. C'è la sezione momenti, che è un po' la nostra sezione homepage, in cui possiamo imparare la lingua, avere i nostri seguiti, ma io ancora non ho nessuno, avere i compagni di classe e parlare a voce con qualcuno. Infine, nella sezione cerca possiamo cercare tutti i nostri amici che preferiamo, dai 18 ai 90 anni. Quindi cosa aspettate? Correte a scaricarla. Come si dice in cinese, passiamo da soldi ad altri soldi? Ni menso io rendo io mugo. Sì, ma in realtà la puoi dire sempre. Devi fare una domanda, cioè che ore sono? Ni menso io rendo io mugo. Ti fermano per un'autocertificazione? Ni menso io rendo io mugo. Ok, va bene. Con questo accento. Chiaro, chiaro. Passiamo da un'app all'altra, perché il mondo non si è fermato del tutto. Perché il mondo del calcio ha deciso di tenerci compagnia nonostante lo sdrogo. Ringraziamo OneFootball. Ha mostrato al mondo questa eSports Serie A. Boh, championship, non lo so. Le 10 squadre erano assolutamente nell'altro foglio. Atalanta, ti giuro, ho riletto Patria. Atalanta, Parma, Bologna, Sassuolo, Cagliari, Spalla, Inter, Sampdoria. Questi erano i quarti di finale. La Sampdoria di Lone Wolf ci ha abbandonato. Saluto a Lone Wolf e a OneFootball. La finale Inter-Atalanta, chi l'ha vinta? Lo so perché l'ho già letto, l'Inter. L'ha vinta l'Inter, bravissimo. Sei preparato con gol di Ronaldo, il fenomeno. L'Inter, proprio l'Inter, eh. E niente, ha vinto, si è portato a casa questa coppa. Quindi Virtuale. è ancora in corsa per il triplete. Ma il calcio non si ferma qui, perché i grandi protagonisti del mondo del pallone decidono sempre all'improvviso di illuminarci la via. Soprattutto se parliamo di Ronaldinho,
che per chi ha seguito ormai la lore può sapere che si trova in carcere in Paraguay e i suoi amici come cacà sono preoccupati perché dicono che lui è innocente ed è vittima dello Stato paraguayano. Spezzerei, anzi già spezzato, un biscotto per Ronaldinho, che però non si è fatto buttare giù di morale. Anche no, se dicono che gli hanno tolto il sorriso. No, è vero. Lui ha trovato l'energia per festeggiare i suoi 40 anni. Certo. Lui è in carcere e che fai? Non organizzi una bella grigliata di compleanno dei tuoi 40 anni in carcere? È il modo migliore per festeggiare la quarantena. Io Ronaldinho lo vedo bene nella prossima stagione di Gomorra. Mi mangio un altro biscotto, uno perché ho fame, due perché sei l'eroe che racconterò ai miei figli di aver visto giocare. E alla fine carcere in Paraguay. Abbandoniamo il calcio giocato per buttarci immediatamente, finalmente, dopo un'ora e venti, sui titoli della giornata. Titoli della settimana! Lo Sdrogo sta continuando a colpire, ma è arrivato il momento di chiamare gli Avengers. E chi se non il Papa poteva chiamare l'Avengers migliore? Non stiamo parlando ovviamente di Iron Man, assolutamente non è l'Avengers migliore, perché l'Avengers migliore è il solo, unico, inimitabile, invincibile, infallibile Dio. Ha messo in mezzo l'onnipotente Dio. Ha chiesto di fare un miracolo, in realtà, perché lui ha lanciato questa pseudo maledizione. È una maledizione, no, una benedizione. Che si chiama Urbi et Orbi. Lui ha alzato le mani al cielo per raccogliere le energie di tutta la popolazione mondiale e ha deciso di lanciare questa benedizione al mondo dicendo: tutti voi non avete più peccati. Parafrasando più o meno così. È un evento eccezionale. Dobbiamo sottolineare l'eccezionalità dell'evento, perché non avveniva dalla peste nera. Quanti anni fa? Almeno 400. Sì. Ho visto che ha fatto un'altra mossa. Ha preso un crocifisso. Ed è un crocifisso che c'era durante la peste nera. E lui l'ha fatto rimontare. Lui ha detto: prendete quel cazzo di crocifisso vecchio di 400 anni che probabilmente se lo monto si distrugge, non me ne frega niente, che all'umanità potrebbe interessare, perché potrebbe aiutare a sconfiggere lo Sdrogo, perché ha sconfitto la peste nera. Wow. Fammi sottolineare una cosa, perché nel momento in cui lo Sdrogo verrà sconfitto, sai di chi sarà il merito? Del cazzo di crocifisso. E i medici? Grazie a Dio per avermi salvato! E invece c'è il medico lì che si ha 12 anni di studi, 20, 25. Però per fortuna abbiamo i filtri di Instagram che ci ricordano. Per fortuna ci sono i preti che fanno le messe con i filtri di Instagram. E tra l'altro ho visto anche il biscottino per quel prete che ha iniziato a dire: se qualcuno sta scherzando, non è il momento di scherzare. Mentre era vestito da Zorro. È stato un momento eccezionale di Italia. In più, mentre il Papa faceva la sua messa nella piazza di San Pietro completamente vuota, nel cielo, è apparsa la figura celestiale ad osservare il Papa in una San Pietro gremita di spirito. Dio ha ascoltato, staremo a vedere se riuscirà a sconfiggere lo Sdrogo tramite la sua sfera Genkidama, tramite il crocifisso alato magico e grazie alle sue incredibili potenzialità e poteri da Avengers. Speriamo che sia meno forte di Thanos questo Sdrogo. Non è un grave problema. Io ringrazio il Papa da parte di tutti i miei fan. Facciamo una preghiera? Dobbiamo fare... come si fa? Così? Riuniamoci in preghiera. Dopo il Papa possiamo immergerci all'interno di un'altra notizia che però mi ha ricordato molto una settimana da Dio. Il dottor Mattarella ci ha stupito con, non per colpa sua, però ci ha fatto vedere il suo lato umano. È un umano come tutti gli altri. No, è un novantenne. È un vecchio, ragazzi, cioè è proprio chiaro. Che cosa è successo? Il Quirinale, che dovrebbe perlomeno controllare il materiale che manda, cioè vi serve un editor? Vi serve un editor? Michel Puttini su Instagram, Quirinale vi risolve tutti i problemi di editor, tutti quanti. Quirinale, mi raccomando. Il Quirinale ha mandato al tutti, perché tu dici fai una cazzata, la devi fare perfetta, devi fare un cazzo di comunicato stampa ufficiale e poi mandare il video a tutte le testate giornalistiche possibili e immaginabili del video, del discorso del dottor Mattarella. Il problema è che era il video non editato. Gli hanno dato una versione uncut del discorso di Mattarella in cui c'è Mattarella che fa così. Stiamo vivendo una pagina triste della nostra storia. No, scusi, avevo un po' di... Come? Non vado al barbiere neanche io, quindi questa volta non ripetiamo più. Care concittadine, no, aspetti, no, aspetti, no. Giovanni, per piacere, però scegli una posizione, perché se ti muovi io seguo. Il dottor Mattarella ha una dignità e un'età, non possiamo fargli fare queste figure. Cioè, è stato licenziato il tipo che ha mandato questo video. Io non dico che sia sbagliato sbagliare, cioè fare errori, perché questo D&B l'ho registrato 3 volte in un'ora, capite che è normale. Però io non mi metto a caricare il D&B sbagliato, sarebbe molto divertente, ma molto sbagliato, soprattutto se ti chiami Mattarella e stai per
fare un discorso su come affrontare una situazione critica. Una persona così rispettabile, che ti dà fiducia solo a guardarla, che sembra tuo nonno, in realtà è veramente tuo nonno, perché non legge, si distrae, si preoccupa dei suoi capelli che non taglia da un po', parla con la gente. Mandiamolo in pensione, sì. Mandiamolo da qualche parte. Soprattutto l'editor che ha mandato quel video per il prego licenziato, Michel Puttini su Instagram, Quirinale, Stato italiano, Michel Puttini su Instagram. Passiamo da un'entità all'altra, dal capo al capo più piccolo, perché Messina ci ha sorpreso. Tra l'altro, se non sbaglio, il sindaco di Messina è il dottor De Luca. Il dottor De Luca, sindaco di Messina, prossimo premio Nobel per la pace, ha scelto una via un po' diversa dal dottor Mattarella per comunicare il suo volere ai suoi cittadini. Perché che cosa ha fatto? Ha preso dei droni, e già è strano che la frase inizi in questo modo, ha preso dei droni e li ha mandati in giro. Si fa ancora più strana la situazione. Li ha mandati a caccia di persone, ed è ancora più strano. Se vi dicessi che all'interno di questi droni c'era una cassa con la voce del sindaco che intimava tutti quanti di andare a casa anche in modo un po' sgarbato, sarebbe ancora molto più strano. E lo ha fatto, e ha funzionato. Ma per sbloccarlo ha fatto una serie di uccisioni? Penso di sì, ma pensa alla riunione che hanno fatto. Tu pensa al tavolo pieno di gente, di consiglieri comunali che lavorano al Comune di Messina, e hanno detto: regà, secondo me l'idea migliore è più a un drone e metterci la voce del sindaco che manda a fanculo tutti. E gli è piaciuta, e l'hanno fatto, e ha funzionato. I messinesi sono terrorizzati dai droni che girano per la città. Biscottino per i messinesi, vi sono vicino. Però passiamo al tema clou. Possiamo passare al bait della settimana. Bait della settimana. L'Italia è movimentata, sai. Ma parliamo di social boom. Paradossalmente sì, parliamo di social boom, perché è finito in un tornado. È finito in un tornado di merda. È proprio un tornado che gira e c'è merda. Però diciamo che ce l'hai cercata. Che cosa ha fatto? Esplosione sociale. Ha fatto un video che è finito primo in tendenza, in cui racconta dell'aggressione che ha subito Gallagher e un altro tipo che non so minimamente chi sia. Solo che la storia è questa: loro hanno fatto un video insieme, gli hanno prestato dei vestiti. Questi vestiti non sono stati restituiti, da quello che si dice social boom, beh, poi. Quindi gli hanno menato a Gallagher, ma proprio pesante. Cioè, l'hanno fracassato de botte, proprio pugni in faccia, no? Quindi questo video è finito prima in tendenza. Però si è arrabbiata una persona, un esponente importante dell'Italia, cantante, artista, sposato con una miliardaria nel mondo della moda. Fedez, esattamente lui, è la descrizione. H marito di Chiara Ferragni, si è arrabbiato, ha fatto un video incazzato contro esplosione sociale. Ragazzi, io chiedo scusa per i toni, ma veramente ho il sangue alla testa e sono incazzato nero. In questo momento, primo in tendenze su YouTube, c'è un video: 4 pugili professionisti picchiano e pestano 3 ragazzini inermi. Cosa vogliamo spiegare al pubblico giovane? Che se fai un video dove ci sono delle persone che vengono picchiate, finisci primo in tendenza? In cui ha intimato YouTube di togliere il video. Che cosa è successo secondo te 2 secondi dopo? Gli hanno tolto il video. Gli hanno tolto il video. E io mi chiedo, ma al contrario funziona? Cioè, se Fedez dicesse: ehi YouTube, fai arrivare questo Dread and Breakfast primo in tendenza. No. No, sul discorso di social boom, secondo me è sbagliata la violenza, è sbagliato farla vedere, ma se tutti ci cliccano è un problema di fondo degli italiani, che sono amanti della merda, proprio amanti di risse, gossip e tutto quello che può succedere, che fa parlare di qualcosa. Se no esplosione sociale non sarebbe esplosione sociale. Ma Federico, in arte Fedez, in arte marito di Chiara Ferragni, in arte papà di Leone Lucia, che bel nome, si è arrabbiato anche con altre persone, ha fatto altre storie per motivi molto più gravi, perché si è arrabbiato con il Kodakons tutela il consumatore, ma questa volta ha inciampato. Io spezzerei un biscottino per Kodakons e per Fedez, che ci ha regalato una settimana intensa di liti tra esplosione sociale e Kodakons, perché il Kodakons sul suo sito ufficiale ha messo, come tutti, dei banner per donare verso la ricerca contro il coronavirus. Il problema è che Federico si è accorto di un bug. Se tu per sbaglio avessi voluto donare tramite Kodakons alle associazioni, non potevi farlo, perché avresti donato direttamente i soldi a Kodakons. Nel senso che un utente giustamente ha chiesto: ma perché se dono i soldi a voi nominate lo sdrogo? E giustamente il Kodakons ha risposto dicendo: perché come tutti siamo in un periodo di difficoltà. Quindi stavano facendo una raccolta fondi per loro, utilizzando lo sdrogo come contesto di raccolta fondi. E Federico si è arrabbiato. Stai esplorando il sito del Kodakons? Che l'hanno cambiato. Pezzi di merda. Federico si è arrabbiato, il Kodakons si è risposto dicendo: chiedi scusa, se no ti mandiamo una denuncia grande quanto il pianeta Terra. E Fedez, con la sua classe e garbo, li ha mandati a fanculo. Finirà con una denuncia? Sì. Finirà in tribunale? Probabile. Si faranno causa per 1 milione di euro? Sicuramente sì. A qualcuno di questa storia interesserà fra 1 mese e mezzo? No, come tutto il resto delle storie. Ma grazie Federico, che ci accompagni sempre nelle tue battaglie quotidiane. È un po' un partigiano dei tempi moderni, no? Un po' lotta sociale, lui è un po'...
un comunista con Rolex. Sì, è vero. Sul Codacons devo dargli ragione. Mi è sembrata una mossa un po' ambigua quella del Codacons, anche perché hanno cambiato il sito. Cioè, se sei nella ragione, il sito non lo cambi, lo lasci com'è. E invece no, hanno deciso di cambiare il sito. Su questa parte do ragione a Federico, sulla parte di Social Boom. È così che va la vita. Notizia dei fan. In Italia abbiamo avuto il periodo in cui il giubilio sui balconi ha vinto sullo sdrogo. È un periodo che è passato come tutti gli altri periodi di moda contro lo sdrogo, appunto. Ma la gente è andata oltre, ci hanno ascoltato, perché hanno smesso con i cori e hanno iniziato le fiaccolate. Fiaccolate molto pericolose, però, perché in quel di Bolzano il corpo dei vigili del fuoco hanno chiesto alle persone di stare attenti, perché hanno dato fuoco a mezza Bolzano dai balconi, perché accendevano le candele e davano fuoco. Il problema vero dello sdrogo è la gente che è stupida come la legna. Non solo non combatte lo sdrogo, ma lo aiuta nella demolizione della razza umana. Grazie umani. A Nettuno una donna è stata sorpresa in strada dalle guardie. Ma non è stata sorpresa in strada in modo normale, è stata sorpresa in strada di notte all'incirca alle 3 in pigiama. Come giustificazione ha utilizzato non la scusa, perché io ci credo, perché ha detto agli agenti che stava seguendo suo marito, che poteva avere un amante. Sono quelle preoccupazioni nel periodo, certo, di sdrogo, certo. Ma poi soprattutto, anche se avesse avuto l'amante, perché lo devi seguire alle 4 di notte in pigiama? Lasciagli il tuo telefono in tasca e poi attiva dov'è il mio iPhone. Cioè, fai queste cose. No, l'hanno seguita, l'hanno probabilmente multata perché era in giro in pigiama, e vabbè, lo sdrogo ha colpito anche lei, biscottino per i pigiamati. Comunque lo sdrogo ha un po' debilitato l'uomo, ma ha un po' aiutato la natura. Finalmente l'animale ha riconquistato il pianeta, perché ci sono animali dappertutto. La gente si stupisce di conigli sui tetti. Ho visto anch'io una storia con dei conigli su un tetto. Era di Omiato, delfino al porto di Genova. Ho visto anche foto di alligatori a Venezia, ma era fake purtroppo, perché sennò sarebbe stata incredibile. Cinghiali a Roma, ma quella purtroppo è la normalità, guardando chi c'è al governo di Roma. Cioè, però ci hanno creduto tutti ai leoni in Russia. I leoni in Russia, cioè, è una mossa da Putin. Ma ve pare che può mettere 500 leoni in strada? E tra l'altro quella foto era del Sudafrica, perché gli animali distrutti dalla civilizzazione del loro cazzo di posto si erano spinti dentro la città perché avevano fame. Gli animali si riprenderanno ciò che era loro, ricordatelo sempre. Gli animali vinceranno, che gli animali non sono mai infetti in queste epidemie zombie, quindi è inutile. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto. L'episodio settimanale del D&B finisce qui. Non vi dirò quando uscirà il prossimo video, così non vi creo delle false illusioni. Più o meno come lunedì, dalle 2 in poi comincia a refreshare la pagina. Poi a un orario randomico uscirà il video. Tanto uscirà prima Michelle di te anche questa settimana. No, è possibile. Vi ricordo niente, in realtà. Non vi ricordo assolutamente niente. Sentiamo la prossima. Linea allo studio. Ah no? Linea allo studio.